Buongiorno e benvenuti a questi incontri della serie Telemoniamoci. Sono il professor Claudio Rizia, vicepresidente dei corsi di laurea che hanno la finalità di formare professionisti in grado di essere per tutti dei facilitatori verso la pratica del movimento. Per questo alcuni docenti, i laureati in scienze motorie preventive e adattate, hanno pensato di condensare in brevi video dei consigli di attività dolce, ma che comunque possono costituire un significativo passo per coloro che per uno stile di vita sedentario o per un'inattività forzata da una malattia debbano tornare ad avere la giusta familiarità con il muoversi. Punto fondamentale questo per avere una vita autonoma e condivisa con la famiglia e con gli amici. Vi auguro quindi buona visione, chiedendovi però di non dimenticare che dobbiamo avere un po' di spazio davanti alla TV, dei vestiti comodi, scarpe da ginnastica o le calze antiscivolo, una sedia, magari con i braccioli a cui possiamo appoggiarci per fare certi esercizi proposti, e una persona che ci faccia un po' da supervisore e che nel caso ci possa dare un piccolo aiuto. Ma prima di tutto ci raccomandiamo di chiedere al medico di famiglia se è possibile per tutti voi seguire semplici attività di mobilizzazione del corpo. Di nuovo, buona visione a tutti. Grazie, arrivederci. Benvenuti a una nuova lezione di ginnastica dolce organizzata dall'Università degli Studi di Brescia. Per gli esercizi di oggi avremo bisogno di due sedie e di un tappetino. Vi diamo quindi il tempo necessario per recuperarli e intanto ricordiamo le indicazioni fondamentali. Per prima cosa, il parere positivo da parte del vostro medico curante per l'esecuzione di semplici esercizi di ginnastica dolce. Raccomandiamo poi la presenza di un familiare che vi sia di supporto per svolgere tutta l'attività richiesta nella piena sicurezza. Tutti gli esercizi poi dovranno essere svolti senza percepire alcun dolore, quindi se qualche movimento dovesse evocare dei fastidi, vi chiediamo di fermarvi, recuperare un po' di energie e riposare qualche secondo in più. Infine, l'utilizzo di calzature comode, quindi scarpe da ginnastica o calze antiscivolo. Nella prima parte della lezione di oggi riprenderemo gli esercizi svolti la scorsa settimana e proposti dal professor Bentivoglio del corso di laurea in scienze motorie della nostra università. Saranno esercizi che punteranno sull'equilibrio. Chiediamo quindi particolare attenzione a tutte quelle persone che dovessero sentirsi poco stabili. Sarà un'attività che porterà a migliorare la fluidità, la coordinazione dei nostri movimenti e la prontezza mentale andando a coinvolgere entrambi gli emisferi cerebrali. Andiamo quindi a posizionarci nel mezzo delle due sedie come fatto da Cristina. Andremo a posizionare i piedi alla larghezza delle spalle, testa e schiena perfettamente in asse e lo saranno lungo tutto il movimento richiesto. Andremo quindi a sbilanciare il peso verso destra. Da questa posizione staccheremo il piede sinistro, tre rotazioni in senso orario. Cerchiamo di controllare bene il movimento. Ricordo l'importanza della qualità del gesto, non tanto la velocità. Quindi ascoltiamo bene il nostro corpo e controlliamo bene il movimento. Una volta effettuate le tre rotazioni, andremo ad appoggiare nuovamente il piede sinistro a terra e torneremo al centro. Sbilanceremo quindi il peso verso sinistra, gamba sinistra completamente distesa, non stiamo facendo degli affondi laterali, quindi il ginocchio non si piega ma rimane completamente disteso. Allineamento testa-schiena, stacchiamo da terra il piede destro, tre rotazioni in senso orario. Ricordo di controllare il movimento e curare molto la qualità del gesto. Effettuate le tre rotazioni, appoggiamo il piede a terra, torniamo al centro. Esercizi che possono essere svolti anche con l'aiuto della sedia nel caso in cui dovessimo sentirci poco stabili. Quindi per chi volesse possiamo andare a sbilanciare il peso verso destra, appoggiamo la mano alla sedia, stacchiamo il piede sinistro, tre rotazioni in senso orario, curando come sempre la qualità del gesto, riappoggiamo il piede a terra, torneremo al centro.
Andremo quindi a sbilanciare il peso verso sinistra appoggiando la mano sinistra alla sedia. Stacchiamo il piede destro, tre rotazioni in senso orario, cercando di raggiungere la massima ampiezza. Appoggeremo quindi il piede a terra e torneremo al centro. Possiamo quindi farlo tutti assieme. Ricordo piedi alla larghezza delle spalle, testa allineata con la schiena, allineamento che verrà mantenuto lungo tutto il movimento. Assieme quindi sbilanciamo il peso verso destra, stacchiamo il piede sinistro, tre rotazioni in senso orario. Ascoltiamo bene il nostro corpo, controlliamo bene il movimento. Una volta effettuate le tre rotazioni, appoggiamo il piede a terra e torniamo al centro. Andiamo a sinistra, stacchiamo il piede destro, tre rotazioni in senso orario. Mantenendo l'allineamento testa-schiena, non perdiamolo mai, non bisogna compensare con la schiena. Una volta effettuate le tre rotazioni, appoggiamo il piede a terra e torniamo al centro. Ci rimettiamo nella posizione corretta, quindi sosteniamo bene i piedi, recuperiamo l'allineamento testa-schiena che è fondamentale per la corretta riuscita di questo esercizio. Sbilanciamo il peso a destra, stacchiamo il piede sinistro. Tre rotazioni in senso orario. E appoggiamo il piede a terra. Torniamo lentamente al centro. Andiamo a sinistra. Peso sulla gamba sinistra, stacchiamo il piede destro. Tre rotazioni in senso orario. Appoggiamo il piede a terra. E lentamente torniamo al centro. Eseguiremo ora lo stesso identico esercizio, questa volta la rotazione sarà in senso antiorario. Possiamo quindi iniziarlo a farlo, possiamo iniziare a farlo tutti assieme. Piedi alla larghezza delle spalle, testa e schiena allineate. Sbilanciamo il peso verso destra, stacchiamo il piede sinistro, tre rotazioni in senso antiorario, sempre controllando bene il movimento, sempre curando la qualità del gesto. Appoggiamo quindi il piede a terra e torniamo alla posizione iniziale. Riassestiamo bene i piedi, la testa e la schiena. Sbilanciamo il peso a sinistra. Stacchiamo il piede destro. Tre rotazioni in senso orario col piede, antiorario con il piede destro. Curiamo bene il movimento. Torniamo col piede a terra. Torniamo alla posizione iniziale. Sbilanciamo il peso verso destra, stacchiamo il piede sinistro, tre rotazioni in senso antiorario, cercando di raggiungere la massima ampiezza e mantenendo il nostro equilibrio, altrimenti c'è la sedia in aiuto e ovviamente il nostro familiare. Torniamo quindi al centro, andiamo a sinistra, stacchiamo il piede destro, tre rotazioni in senso antiorario. Riappoggiamo il piede a terra, torniamo al centro. Riposiamo qualche istante e Cristina vi mostra il prossimo esercizio. Stessa posizione di partenza, quindi sempre piedi alla larghezza delle spalle, testa allineata alla schiena. Andremo a sbilanciare il peso del corpo verso destra, mantenendo l'allineamento testa-schiena. Andremo quindi a staccare il piede sinistro, lo appoggeremo sulla gamba destra, mantenendo la posizione per qualche secondo. Torneremo quindi col piede a terra, torneremo al centro, andremo verso sinistra, staccheremo il piede destro e lo appoggeremo sulla gamba sinistra. Manterremo la solita posizione per qualche istante per poi tornare nuovamente al centro, alternando quindi sempre destra e sinistra. Possiamo farlo tutti assieme, piedi alla larghezza delle spalle. Testa, ricordo, in asse con la schiena. È fondamentale mantenere questo allineamento per tutti gli spostamenti che andremo a fare. Sbilanciamo quindi il peso verso destra, stacchiamo il piede sinistro e lo appoggiamo alla gamba destra. Qualche secondo di tenuta, torniamo col piede a terra e torniamo ad allinearci nel mezzo. Andiamo a sinistra, stacchiamo il piede destro e lo appoggiamo sulla gamba sinistra.
qualche secondo di mantenimento della posizione e torniamo lentamente al centro. Piedi li riallineiamo sempre alla larghezza delle spalle, riassestiamo anche la testa e la schiena. Andiamo ancora verso destra, piede sinistro appoggiato alla gamba destra. Manteniamo la posizione qualche istante, lentamente torniamo col piede a terra e torniamo ad allinearci nel mezzo. Andiamo a sinistra, piede destro sulla gamba sinistra. Qualche secondo di mantenimento della posizione, torniamo lentamente al centro. Ancora una volta per lato, andiamo a destra e appoggiamo il piede sinistro sulla gamba destra. Torniamo lentamente. Centro, riallineiamo testa e schiena, andiamo a sinistra, piede destro sulla gamba sinistra. Qualche secondo e torniamo col piede a terra e torniamo ad allinearci al centro. Riposiamo qualche istante e poi passiamo allo step successivo, che prevede anche il coinvolgimento del braccio opposto alla gamba su cui grava il nostro peso del corpo. Andremo quindi a sbilanciarci verso destra, appoggeremo il piede sinistro sulla gamba destra, la mano sinistra sulla spalla destra. Manterremo come al solito la posizione per qualche secondo, torneremo col piede a terra, il braccio disteso lungo il fianco, torneremo ad allinearci al centro. Andremo quindi a sinistra appoggiando il piede destro sulla gamba sinistra e la mano destra sulla spalla sinistra. Qualche secondo e poi torneremo alla posizione iniziale. Sempre lentamente, sempre curando molto il gesto. Non è importante la velocità d'esecuzione, ma la qualità con cui eseguiamo il movimento. Possiamo farlo quindi tutti assieme. Piedi alla larghezza delle spalle, testa allineata alla schiena. Sbilanciamo il peso verso destra. Appoggiamo il piede sinistro alla gamba destra, mano sinistra sulla spalla destra. Manteniamo la posizione qualche secondo. Appoggiamo il piede, ridistendiamo il braccio lungo il fianco, torniamo ad allinearci al centro. Andiamo tutti assieme a sinistra. Stacchiamo il piede, lo appoggiamo sulla gamba sinistra, mano destra sulla spalla sinistra. Qualche secondo di tenuta e quindi lentamente possiamo tornare alla posizione di partenza. Ricordo sempre la nostra sedia che può esserci d'aiuto nel momento in cui dovessimo perdere l'equilibrio, oltre ovviamente alla presenza del nostro familiare. Andiamo a destra, stacchiamo il piede sinistro, lo appoggiamo alla gamba destra. Mano sinistra sulla spalla destra. Manteniamo qualche secondo la posizione. Torniamo nuovamente al centro, lentamente, controllando sempre il nostro movimento. Andiamo a sinistra, appoggiamo il piede destro sulla gamba sinistra, mano destra sulla spalla sinistra. Manteniamo la posizione qualche istante. Torniamo al centro. Lo facciamo ancora una volta per lato, ricordando sempre di controllare bene il movimento, la qualità, curiamo molto la qualità del gesto. Sbilanciamo il peso verso destra, gamba sinistra sul piede sinistro, scusate, sulla gamba destra, mano sinistra sulla spalla destra. Manteniamo qualche secondo la posizione, torniamo al centro lentamente. Riallineiamo i piedi alla larghezza delle spalle, testa e schiena in asse. Andiamo per l'ultima volta a sinistra, piede destro sulla gamba sinistra, mano destra sulla spalla sinistra. Manteniamo qualche secondo la posizione e torniamo quindi al centro, lentamente. Abbiamo quindi finito con la prima parte della lezione di oggi. Ora prendiamo un bicchiere d'acqua. Riposiamo, recuperiamo un po' di energie e ci vediamo dopo la pubblicità. Eseguiremo degli esercizi a terra, quindi avremo bisogno del nostro tappetino. Ora che abbiamo recuperato le energie, siamo pronti per iniziare con la seconda parte di questa lezione.
andremo a posizionarci lateralmente sul tappetino, quindi sul fianco sinistro con le ginocchia piegate, piedi sovrapposti, gomito sinistro esattamente sotto la verticale della spalla sinistra. Il gomito si trova sotto la spalla. La mano destra può essere sia appoggiata al tappetino che appoggiata al fianco. Se la appoggiamo al tappetino per stabilizzarci, l'importante è che non venga utilizzata nel movimento globale che andiamo a richiedere. Inspirando, facendo forza sulle ginocchia e sul gomito, porteremo i glutei verso l'alto. Espirando, lentamente scendiamo. Lo mostriamo ancora una volta. Inspiriamo e lentamente torniamo a terra espirando. Ci mettiamo quindi tutti in posizione. Gomito sinistro, come detto, sotto la verticale della spalla. Ginocchia piegate, la forza durante la spinta esercitata sulle ginocchia e sul gomito che ovviamente poggia a terra. Ricordo di inspirare nel salire e di espirare nel scendere lentamente, cerchiamo di controllare il più possibile il movimento. Se dovessimo avere dei fastidi e dolori alla spalla piuttosto che alle ginocchia, ci fermiamo. Tutti pronti? Inspirando, portiamo i glutei verso l'alto. Lentamente espirando, li riportiamo verso terra. Inspiro ed espiro, torniamo ad appoggiare i glutei al tappetino. Inspiro ed espiro. Facciamo ancora due. Inspiro ed espiro, lentamente torniamo al tappetino. Facciamo l'ultimo. Inspiro ed espirando torno ad appoggiarmi al tappetino. Cambiamo il fianco, ci mettiamo ora sul fianco destro. L'esercizio sarà identico. Ora Cristina lo mostra, poi lo faremo tutti assieme. Ricordiamo sempre il gomito sotto la verticale della spalla, questa volta la destra. Ginocchia sempre piegate, piedi sovrapposti, forza che viene esercitata sulle ginocchia e sul gomito. Inspirando portiamo i glutei verso l'alto. Espirando andiamo a riappoggiarli verso terra. Inspiro ed espiro. Possiamo farlo quindi tutti assieme, ci mettiamo in posizione, gomito sotto la verticale della spalla, ginocchia sovrapposte ed appoggiate al tappetino. Mano sinistra o appoggiata al fianco o se appoggiata al tappetino non deve partecipare nella spinta verso l'alto. La spinta deve essere effettuata esercitando la forza esclusivamente sulle ginocchia e sul gomito. Siamo pronti, ci mettiamo in posizione. Inspiriamo, glutei verso l'alto. Espirando, torniamo verso terra. Inspiro ed espiro. Inspiro. Ed espiro, movimento lento, torniamo a terra con i glutei. Inspiro ed espiro. Ultimo, inspiro ed espiro. Ci mettiamo quindi sdraiati, pancia verso l'alto. Ginocchia piegate. Piedi appoggiati saldamente al pavimento, braccia lungo i fianchi. Inspirando, porteremo i glutei verso l'alto. Espirando lentamente, li riporteremo a terra. Un esercizio già visto nelle lezioni precedenti. Inspiro, portando i glutei verso l'alto, ed espirando, li riporto a terra. Possiamo farlo tutti assieme? Quindi siamo sdraiati, pancia verso l'alto, testa rilassata appoggiata al tappetino, ginocchia piegate alla larghezza delle spalle, braccia lungo i fianchi. Partiamo assieme, inspiriamo, glutei verso l'alto. Espirando, riportiamo i glutei a terra, controlliamo il movimento, lentamente torniamo a terra. Inspiro e torniamo al tappetino, espirando. Inspiro ed espiro.
Inspiro. Ed espirando torniamo a terra. Facciamo l'ultimo. Inspiro. Ed espirando torniamo a terra. Portiamo ora le gambe distese. Braccia sempre lungo i fianchi. Torniamo a lavorare in modo specifico sugli addominali. Inspirando, andremo a portare il ginocchio sinistro verso il petto. Espirando, lentamente riporteremo la gamba a terra. Alterneremo quindi passando la gamba destra. Inspiro. Ed espirando, torniamo con la gamba a terra. Lo facciamo rivedere. Inspirando, ginocchio al petto. Espirando, torniamo a terra. Gamba destra, inspiro. Ed espirando, torniamo a distendere la gamba. Una versione più facilitata per chi non riuscisse a svolgere questo esercizio è con il piede sempre appoggiato al pavimento. Quindi inspirando, piede tallone che rimane incollato al tappetino, porto il ginocchio verso il petto. Espirando, torniamo a terra. Facciamo vedere anche col destro, tallone che non si alza mai lungo tutto il movimento. Inspiro ed espirando torno a distendere la gamba. Quindi decidete voi, in base a quante energie vi sentite, che tipo di modalità sfruttare per questo esercizio. Vi chiediamo di stare attenti a non percepire alcun dolore al tratto lombare della schiena, che è parecchio sollecitato durante questi movimenti. Partiamo quindi con la gamba sinistra. Assieme, inspiro, portiamo il ginocchio verso il petto, espiro, distendo la gamba. Destra, inspiro e ritorno. Inspiro, sinistra ed espiro. Inspiro. Ed espiro, alterniamo sempre gamba destra e gamba sinistra. Torniamo alla sinistra, inspiro ed espiro. Destra, inspiro ed espiro, distendiamo bene la gamba. Sinistra, inspiro ed espirando riporto la gamba a terra. Destra, inspiro ed espiro. Ci fermiamo e riposiamo qualche istante. Il prossimo esercizio consiste nel portare contemporaneamente tutte e due le ginocchia verso il petto. Vi chiediamo però, nel momento in cui doveste aver fatto molta fatica nell'esercizio precedente, di ripeterlo, in quanto il successivo sarà uno step difficile. Adesso Cristina lo mostrerà. Inspirando, portiamo tutte e due le ginocchia al petto. Espirando, lentamente le riportiamo a terra. Anche in questo caso c'è la versione facilitata, quindi tutti e due i talloni rimangono appoggiati al tappetino. Inspiro, porto le ginocchia verso il petto. Espirando, distendiamo le gambe. Ripeto, per chi dovesse aver avuto dei problemi con l'esercizio precedente, lo ripete. Per chi invece dovesse averlo trovato facile, può passare allo step successivo, che è questo che abbiamo appena fatto vedere. Possiamo partire quindi tutti assieme, gambe distese, braccia lungo i fianchi. Inspirando, portiamo le ginocchia verso il petto. Espirando, torniamo a terra. Inspiro. Espirando, distendiamo le gambe. Facciamo vedere la versione facilitata. Inspiro, talloni che rimangono appoggiati al tappetino. Espiro e distendo. Inspiro. Ed espiro, distendiamo le gambe. Facciamo gli ultimi due. Cristina adesso fa vedere la versione difficile. Inspiro, stacchiamo i talloni, portiamo le ginocchia verso il petto.
Espiro, distendiamo le gambe. L'ultimo, inspiro. Ed espirando, distendiamo le gambe. Benissimo, portiamo ora tutte e due le ginocchia verso il petto e le teniamo con le mani. Respirazione profonda, rilassiamo bene il nostro rachide. Inspirazione ed espirazione, fuori tutta l'aria. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro, fuori tutta l'aria. Ancora una volta, inspiro ed espiro, ancora qualche secondo. Inspiro ed espiro. Benissimo, possiamo poggiare i piedi a terra. Abbiamo concluso con la lezione di oggi. Vi diamo appuntamento alla prossima lezione, ricordandovi che avremo bisogno esclusivamente di una sedia. Grazie per averci seguito.